sono Paolo e faccio parte del centro sociale Boccaccio di Monza. Quindi, come tutti gli altri ragazzi del centro, il 17 di novembre 2007 ho preso parte alla manifestazione che si è tenuta a Genova per protestare, insomma, contro la richiesta di condanna da parte dei PM Canepa e Canciani a carico dei 25 manifestanti che sono stati incriminati per devastazione e saccheggio a seguito dei fatti del G8 di Genova del 2001. Sono una studentessa di Monza e ho deciso di partecipare alla manifestazione di Genova perché sentivo mia questa causa. Sono partita da Monza il 17 novembre con un'altra ragazza che si chiama Silvia e fa parte della RECOS come me, ossia un collettivo, la rete dei collettivi studenteschi di Monza. Siamo partiti con la delegazione del Boccaccio a Milano. Noi siamo scesi in parte in treno, in parte in macchina. C'era un treno speciale che in teoria doveva partire a mezzogiorno, ma in realtà poi siamo partiti all'1:30 per disguidi, perché la polizia ovviamente non ci faceva partire, non si erano raccolti abbastanza soldi, i soliti casini e così via. Sì, il treno che è partito da Milano la mattina era veramente pienissimo, sì, colmo di gente. Infatti, cioè, eravamo tutti accalcati al binario. È una manifestazione quindi di protesta che abbiamo preparato a Monza con un incontro di approfondimento sulle vicende processuali che hanno contraddistinto questi 6 anni che sono seguiti al G8 di Genova e che ha visto partecipare una 30ina di ragazzi provenienti dal centro sociale, quindi sicuramente una manifestazione molto sentita, perché mai così tanti ci eravamo mossi insieme per raggiungere un corteo. Perché così tanti? Perché la questione sta a cuore a tante persone, prima di tutto perché tanti erano a Genova di noi. Io no, quindi il mio punto di vista è diverso, perché ovviamente non ho respirato in quell'occasione, perlomeno, il fumo dei lacrimogeni, scappare dalle cariche della polizia, non ho vissuto sulla mia pelle quello che è stato il clima di quei 2 o 3 giorni di controvertice. Sul treno, il viaggio è stato normale, tranquillo, abbiamo impiegato 3 ore, 2 ore e mezzo per arrivare a Genova, siamo arrivati verso le 4:30-5. Il corteo era già iniziato, sono venuti a prenderci a Genova Principe delle persone che comunque coordinavano il corteo, ci hanno portato alla fine del corteo, quindi ci siamo riuniti al corteo e poi abbiamo continuato da lì a manifestare. Tanti altri invece, diversamente da me, sono scesi perché per Genova avevano sfilato durante quei 3 giorni, quindi hanno preso parte anche alla mobilitazione epocale che aveva portato a Genova 500.000 di persone a protestare contro il meeting degli 8 grandi, e per alcuni è stato anche il primo ritorno a Genova dopo quell'estate. Alcuni sono rimasti anche particolarmente segnati dall'esperienza, quindi è stato anche per loro più semplice tornare perché il corteo fondamentalmente non ha mai attraversato i punti caldi del 2001. Tante persone in seguito non sono più riuscite anche materialmente a ripensare a quel periodo, attivando quasi un processo di rimozione. Si era in tanti e la manifestazione è andata benissimo. E più o meno il 17 ha rispecchiato come composizione le anime che erano in piazza nel 2001, anche perché sennò non si spiegherebbe una così alta partecipazione. In piazza credo ci fossero 50.000 persone realisticamente, un corteo che ha fatto fatica ad allungarsi per tutto il lungomare e che ha visto arrivare a Genova treni da tutta Italia. C'erano delegazioni di treni che erano arrivati veramente da tutta Italia, dalla Sicilia, Calabria, dal Veneto, proprio da tutte le regioni d'Italia. Il corteo è stato veramente tranquillo, proprio pacifico. Non ho visto neanche l'ombra di un poliziotto, niente. A Genova 17 non è stata infranta una vetrina, a Genova il 17 le forze dell'ordine si sono tenute ben lontane dal corteo, quindi non ci sono stati tafferugli, non c'è stato un momento di tensione. Questo ovviamente da parte nostra
era prevedibile, però si è tradotto comunque in una visibilità molto bassa per il corteo. La domanda spontanea quindi è se non serva tornare ad alzare la tensione anche su questo tipo di discorso, insomma, per far tornare a parlare di sé, anche perché poi purtroppo in Italia delle manifestazioni, delle rivendicazioni si parla solamente quando succede qualcosa di mediaticamente spendibile. Una cosa che ho notato è che questa manifestazione era veramente silenziosa, cioè non era proprio una manifestazione di protesta, non era sentita come una manifestazione di protesta, ma era sentita come una manifestazione di, come se fosse una sfilata silenziosa per ricordare qualche lutto. Quindi l'obiettivo di questa manifestazione, che quello mio personale ovviamente, era quello di prendere parte a una mobilitazione che si focalizzasse sui processi comunque. Un processo che ha tutta l'area ovviamente di essere un processo politico, un processo contro il movimento che in quei giorni si radicalizzò nelle pratiche. Perché si radicalizzò ovviamente rappresenta un po' il punto della questione. La memoria collettiva si costruisce appunto sul racconto di tante persone diverse che appartengono a tante aree diverse, e quindi salvaguardare questa memoria vuol dire anche rilanciare per il futuro tutta una serie di considerazioni che però non possono prescindere da una mobilitazione. Una cosa importante che mi sento di dire è che ovviamente questa manifestazione resterebbe un caso isolato nel momento in cui poi si dovessero confermare le condanne, così come sono state richieste da parte dei PM. Per questo motivo non bisogna assolutamente abbassare l'allerta, la guardia, rilanciando da subito una serie di iniziative che riporti l'attenzione su questa faccenda. Sulla tua faccia passa l'ultima frontiera, 40 colpi a sera, chi dice ora fine della storia, l'esercito guardiano prima cosa spara. La notte più sicura nei quartieri alti e cara, un viaggio e il ritorno, forse non c'è più nel giorno. Passi il tuo confine e diventerai un bersaglio, la dinastia dell'ordine ha ordinato fuoco. La vita dei pezzenti vale poco, al ballo mascherate un tributo, a te alla città decisa, 40 volte al metro quadro dallo psicopatico in divisa. Io vengo dal mondo di sotto, il grande criminale viene dal grande salotto, nelle strade scava la trincea, cambia idea la morte, da chi la prende torna chi la crea. Notte, perché la tentazione all'illegale resta sempre così forte. Tolleranza zero, abbiamo questo in comune, zero tolleranza per davvero, ultima frontiera, ora spirali di piramidi sociali, mi spondono alla gola. Tolleranza zero, abbiamo questo in comune, zero tolleranza per davvero, ultima frontiera, ora. Ora passi fondi gridano con tali braccieri, occhi seri, da lupo aprono sentieri, è un concetto planetario, nuovo scenario, sul cielo rovesciato da New York a Quarto Chiaro, emerge da qui una maduna d'ombra, a pagare i vostri sbagli di padri, di famiglia, cristiani devoti al museo dell'orrore, per tutti i banditi fucilati sul portone, questo viene per prendervi una volta per tutte.